Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Scenari Contemporanei che noi stiamo dedicando alla politica, perché a Lamezia fra qualche mese si voterà, è un momento importante per la città e noi iniziamo questo nostro primo appuntamento con Anita Vitale, che è la segretaria cittadina di Azione. Siamo molto contenti di iniziare con una donna che in questo scenario diciamo cittadino, una donna con un partito nuovo rispetto al panorama precedente, avrà certamente qualcos'altro da dire rispetto a quello che noi già immaginiamo. Allora, intanto grazie a Sonia per questo invito. Mi pare di capire che è un battesimo, quindi insomma ancora sì, di più grazie battesimo. Mille. Sì, è vero, sono una donna e sono la segretaria cittadina di Azione, che è un partito insomma relativamente giovane anche a livello nazionale. Sì, hai detto bene Sonia, pensiamo di inserirci nel dibattito politico di questa città in maniera nuova, diciamo sperando anche un po' di rompere schemi, di rompere modalità, sistemi che da un po' di anni abitano il fare politico di questa nostra città. Certo, rompere schemi, diciamo, una bella parola, rompere gli schemi. Faremo in politica forte. Sembra facile, ma è la cosa più difficile. Perché questi schemi esistono, esistono delle coalizioni, ma non è neanche esatto dire, degli due blocchi esistono. Ed esistono dei candidati, come ha già annunciato il sindaco uscente che sarà candidato, e come sta accadendo anche al centro-sinistra, perché noi facciamo la trasmissione e parliamo fuori dai denti e diciamo le cose veramente come stanno. Per cui ci sono all'interno del centro-sinistra delle discussioni in corso su candidati che tanto nuovi non sono per la città. Sì, hai detto bene. In realtà rompere gli schemi è già in sé un'ambizione, perché rompere gli schemi è possibile se c'è qualcuno che ti ascolta, se c'è qualcuno dall'altra parte che crede che questo sia possibile. E quando gli schemi sono molto consolidati, le dinamiche sono molto consolidate, come appunto in città, questo diventa ancora più difficile, per questo che è ambizioso. Però io credo che sia necessario e sia in qualche modo irrimandabile. Intanto Azione nasce proprio perché pensa a livello nazionale, il nostro segretario nazionale appunto lo dice continuamente, che questo schiacciamento così forte a destra e a sinistra abbia un po' tolto di democrazia al nostro paese. Lui parla sempre di politica da tifo. E ha ragione, perché la politica spesso è diventata tifare per uno o un'altra parte. Ecco, io proprio per questo rivendico sempre, scelgo quotidianamente la mia appartenenza forte ad Azione, perché credo che la politica abbia bisogno di toni seri, di toni costruttivi, di toni pacati, di toni che consentano strutturazione di pensiero e di azioni di cui la politica ha bisogno. Dicevi bene tu, gli schieramenti a destra e a sinistra sono già pienamente in corsa e in lotta interna e tra loro, perché tu hai detto bene, il centro-sinistra già ha manifestato almeno un paio di candidati, certo, stando alle dichiarazioni, e poi c'è tutto quello. In tutto questo si inserisce, per dire, adesso l'idea di Gianni Speranza, per esempio, delle primarie. Certo, che io quindi ho letto e ho apprezzato, perché le primarie sono un momento altissimo di democrazia, di partecipazione, in cui si chiede al proprio popolo che cosa preferisce, sì, perché è importante fare operazioni del genere. Cioè non è assolutamente reale immaginare che nelle stanze, per quanto rappresentative, perché naturalmente le stanze dei partiti sono occupate da chi è elettivamente lì, dall'assemblea degli iscritti e del partito. I partiti non sono più i partiti che eravamo abituati
noi a osservare, è cambiato il mondo anche all'interno dei partiti. Sì, è cambiato il mondo dei partiti, che è diventato più frammentato, Non, perché le connessioni tra gli iscritti sono più difficili. sono quasi E inesistenti sono in inesistenti. Per alcune. esempio, ora, volendo appunto riportare su di noi, siamo un partito che si incontra ogni settimana, che incontra i propri iscritti, cioè facciamo un lavoro di territorio, si diceva una volta, Sì, no? sì, sì. Ma perché questa è la politica, cioè se la politica non si mette in ascolto delle istanze che vengono dal territorio, non fa il suo dovere, non fa il suo mestiere. Quindi noi crediamo profondamente che si debba, diciamo, appunto, avere una posizione di ascolto e di apertura rispetto a tutto quello che può essere contenuto, proposta, quindi senza pregiudizi, cercando di capire cosa può fare bene alla comunità in cui ci si trova, quindi in questo caso alla Mesia Terme. Certo. Dall'altra parte, però, riteniamo che la partecipazione vada alimentata, perché guarda, guardi, guarda, sì, Sì. Sonia, guarda, la partecipazione non è che si trova dietro l'angolo, la partecipazione è un tema complicatissimo, perché le persone sono stanche di partecipare, perché le persone non credono più nella partecipazione, perché se io partecipo ma poi puntualmente non sono chiamata a esprimere la mia opinione, ed ecco perché le primarie si accolgono con favore. E voglio dirti che anche Gianturco ha chiesto le primarie dall'altra parte per il centrodestra, perché anche lì sono Anche lì Mascaro, hanno una esatto, posizione. perché anche lì Mascaro si è candidato, Ecco. diciamo, in continuità con se Però stesso. Lega e Fratelli d'Italia, mi pare di capire, Sono non sono al posto. Ecco. all'opposizione in Consiglio Quindi Comunale, Fratelli diciamo che. d'Italia da molto tempo, Lega da meno tempo, ma di fatto Quindi vogliamo dire che c'è un problema. i cittadini devono anche orientarsi. Nell'ambito di queste posizioni che non sono canoniche rispetto alla condizione Non nazionale sono delle. No, canoniche e assolutamente. quindi in qualche modo questi schieramenti dovranno avere, diciamo, un dialogo interno, un confronto interno, una resa dei conti interna per capire poi come si vorrà proporre alla città? Allora, noi cittadini stiamo dicendo che la situazione è questa e stiamo parlando di candidature a sindaco, Sì. perché mi sembra di capire che poi. Il problema vero della politica e del suo rapporto con la città è intanto recuperare le candidature, che non è un problema da poco, perché tutti si vogliono candidare a diventare sindaco, ma poi costruire le liste e quindi avere di contro il consenso, perché diventa complicato a meno che poi non ci si basi e quindi poi si ritorna indietro di nuovo sui famosi portatori di voti che sono i potentati che hanno i voti e sono sempre quelli. Quindi, se si vuole un po' corrompere gli schemi, questa è una mia provocazione, queste donne, in particolare anche Anita Vitale, ha la voglia di andare contro tutti e dire fermiamo i giochi e ricominciamo a discutere. Sonia, hai colto in pieno lo spirito del mio impegno politico. Io sono mamma e lavoratrice e tu sai quanto è complicato, diciamo, aggiungere un impegno che è un impegno politico a impegni che sono anche più gravosi, perché tra tutti, diciamo, essere madre credo che sia quello più gravoso di tutti. E il mio impegno in politica nasce proprio da una passione forte che mi porto dietro in qualche modo da bambina. Tu sai che io sono un po' cresciuta, come si dice in gergo, a pane e politica. E quindi la mia fortissima passione per la politica, cioè io credo nella politica come un motore irrinunciabile di cambiamento dei processi importanti che governano questa società. E quindi Anita Vitale ci sta mettendo la faccia. Ci sta mettendo la faccia dicendo è necessario uno slancio di serietà, di generosità in questa città. Basta con il nomificio, perché il nomificio ci ha ucciso. Ha ucciso la democrazia di questa città, la possibilità di esprimersi. Cioè il problema è quale tra questi candidati la spunterà? E non può essere questo il problema, perché la città soffre di problemi reali. Leggo in questi giorni, diciamo, di proclami, per i quali ci sono grandissimi milioni in arrivo. Noi siamo felicissimi che sia così, ma la Ecco, domanda che adesso arriviamo sorge. anche al discorso delle opere, del bilancio, che insomma, un bilancio lo facciamo dal tuo punto di vista di questi anni di amministrazione Ma Mascara. mi hai domandato Sì, una cosa che stavo per dire, cioè la domanda che sorge spontanea è:
leggendo questi annunci, ma anche confrontandosi direttamente con l'amministrazione, come mai alla fine del secondo mandato noi assistiamo all'annuncio di opere, di interventi? Loro, per esempio, cioè io credo che ci sia necessità di una discontinuità in questo, in questa città, perché crediamo che questa città abbia bisogno di una visione differente di città. Il Pinqua, siamo alla fine del 2024 e ci è stato riconosciuto, il Pinqua è un progetto importante, ecco, di livello nazionale, sì, è un progetto innovativo proprio che riguarda l'abitare, ok? Quindi con il Pinqua e gli interventi che si fanno sono soprattutto sulla rigenerazione urbana, ci sono moltissimi soldi in arrivo, però due questioni pongo. Uno, il Pinqua è del 2022, siamo alla fine del 2024, cosa abbiamo fatto? Due, i soldi vanno... le opere vanno realizzate entro il 2026. Sì. Io lavoro in un'amministrazione pubblica, io lavoro in Regione Calabria. Comunque è una chimera. Di cosa stiamo parlando? E la stessa cosa si deve dire sul Cisvolare. Sul Cisvolare, l'aeroporto di Lamezia Terme, ha 125 milioni di euro. Ecco, questa era l'iniziativa che avete fatto insieme. Esattamente, perché diciamo, noi di Azione è dal mese di giugno che parliamo, diciamo, di una... necessità da parte di questa città di attenzionare con serietà la faccenda aeroportuale, perché ricordo a me stessa e innanzitutto a chi ci ascolta che l'aeroporto è l'unica vera infrastruttura strategica che ancora conserva o che ha Lamezia Terme, quindi è una struttura che si deve tenere alla città. Abbiamo già una percentuale bassissima all'interno della SACAL perché abbiamo l'11% avendo perso quote societarie nel tempo, certo, per una serie di ragioni legate a un bilancio dissestato, quindi legata ad una impossibilità. Ma i fondi che adesso si metteranno all'interno del capitale per l'aumento, cioè la cosiddetta ricapitalizzazione, sono soldi provenienti da un fondo nazionale che si chiama Fondo FSC, cioè Fondo di Coesione. Allora mi domandavo e domandavo e ho domandato spesso attraverso anche gli strumenti della politica, perché il consigliere comunale Arcieri, che è consigliere di Azione, che siede tra i banchi del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, ha fatto un'interrogazione a risposta scritta urgente, perché risposta? È urgente il tema, non abbiamo avuto risposta. Pubblicamente l'altra sera ho posto la stessa domanda all'amministrazione e non ho ricevuto risposta. La domanda che rifaccio e rifarò fino allo stremo, perché ritengo che questo sia un tema importante, non perché a me piace parlarne, perché a me non piace parlare di niente, mi piace parlare delle cose serie, non mi riempio la bocca di cose, diciamo, che sono comode, mi piace parlare delle cose che potrebbero portare sviluppo a questa città. La domanda che faccio è, essendo questo un fondo destinato a tutta la regione Calabria, si potrebbe chiedere un tavolo al governo regionale per distribuire in parti uguali agli enti pubblici, perché questa ricapitalizzazione è destinata solo agli enti pubblici, in percentuale per aumentare il capitale di tutti, così consentendo agli enti che sono dentro, Catanzaro, Lamezia e gli altri. E si potrebbe fare? Qualcuno l'ha chiesto al governatore? No. E da tecnico che lavora con i fondi, per me la risposta è sì, ho approfondito. Il governatore ha dato una risposta politica? Il governatore non ha risposto perché nessuno gliel'ha chiesto. Ok. E noi chiedevamo all'amministrazione in carica di poter chiedere un tavolo tecnico su questo. Cioè, il fine sarebbe rafforzare Lamezia Terme. Il fine sarebbe intanto non indebolirla, neanche rafforzarla. Altra questione sul punto. Siamo usciti dal predissesto. Questo sì. Queste sono le comunicazioni, sì, ufficiali. È andato, diciamo, E non bisognava chiedersi se forse un indebitamento sull'infrastruttura strategica più importante, visto che ora lo possiamo fare, perché siamo usciti dal predissesto. Quindi dovevamo chiedercelo. Il comune di Lamezia è un investimento strategico. Aggiungo, è l'ultima delle possibilità. Lo statuto consente di partecipare all'aumento di capitale con dei beni immobili, con dei cespiti. Ci siamo presi la briga di andare a guardare tutti i cespiti disponibili, e ce ne sono molti di proprietà del comune afferenti alla zona vicina all'aeroporto. Cioè, voglio dire, si poteva ragionare diversamente, perché quando Lamezia perderà ancora quote, perderà il suo potere contrattuale. Non abbiamo un presidente di Lamezia Terme da molti anni. Ricorderete che i presidenti prima erano tendenzialmente di Lamezia Terme, perché avevamo il 40. Ed è l'unica polemica che c'è stata poi sull'aeroporto di Lamezia Terme, è stata sul nome.
Avrebbe una proposta lei su Sì, io una proposta, Abbiamo allora anche noi una proposta. faccio una premessa. Davvero credo che il nome non possa essere il problema principale, però comprendo che diciamo, la città di Lamezia Terme, sul cui territorio insiste l'aeroporto, voglia tenere per sé il nome. Potrei per esempio proporre Aeroporto Internazionale Franco Costabile, che è un grandissimo poeta nazionale, troppo poco apprezzato, ma certamente apprezzato dalla critica di allora. Non dimentichiamo che Ungaretti ha No, scritto il suo epitaffio negli ultimi e tempi per sta fortuna c'è stato il avendo, centenario. sì, c'è stato il centenario, per cui è venuto fuori come uno scrittore un po' importante anche a Uno livello scrittore nazionale, sì, importante, importante. uno scrittore, allora Per forse cui chissà, sarebbe. perché Franco Costabile certamente è, diciamo, ai natali a San Biase di Lamezia Terme, però è un Proposta. poeta calabrese ed è un poeta nazionale. È Sarebbe una una proposta che bella sicuramente cosa. sarà, credo io che sarà ripresa questa proposta, Ma sarebbe bello. sarà ripresa, perché poi alla fine, insomma, Lamezia è una grande città, al centro della Calabria e ha un ruolo importantissimo, strategico, ma anche dovrebbe essere un ruolo economico, se se la sente e ci crede, perché io a volte ho l'impressione che Lamezia Terme non crede in Lamezia Terme. Io Per dico cui. che Lamezia Terme resiste nonostante Lamezia Terme. Ecco, nonostante Lamezia Terme, l'abbiamo detta così. È Ecco, uguale ma diversa, diciamo. l'abbiamo detta così. E poi c'è, tornando al discorso della politica e del coinvolgimento, mancano i giovani però. Nella politica? Mancano un po' i giovani. Ecco, Mancano un po' i giovani proprio non avvistati. Ma non questo è un presenti. problema serissimo e la domanda che pongo, perché questa è una faccenda che mi sta molto a cuore e sulla quale cosa io ho riflettuto moltissimo. A chi va posta questa domanda? Di chi è la responsabilità di favorire la partecipazione delle giovani generazioni all'interno della politica? Di chi c'è già dentro? Quindi dei Se i partiti. ma certo, delle classi dirigenti che hanno avuto responsabilità, se la politica utilizza i giovani come vetrina, come finto campo di rigenerazione, ma poi non è in grado di dare loro responsabilità, ruoli, perché i ruoli, guardate, a un certo punto devono essere intercambiabili, non è possibile che il ruolo di potere, il ruolo decisionale debba sempre essere in capo a chi ce lo ha già avuto. Bisogna avere il coraggio, la forza di investire nelle nuove generazioni, ma tra 20 anni oggi questo vuoto Certo. lo pagheremo fortemente, quindi io credo che è fondamentale consentire l'accesso delle nuove generazioni perché si formino, perché partecipino, perché assumino ruoli e responsabilità, sempre di più. Certo. Cosa pensa lei di queste, io le ho chiamate discussioni, ma insomma sono dei veri tumulti sia nel centro-destra che nel Sì. centro-sinistra. Quanto potrebbe essere attraente per Azione partecipare a una discussione che è già in atto nel centro-sinistra, come anche abbiamo detto, perché poi in fondo anche Forza Italia, voglio dire, discute di se stessa anche a livello nazionale per quanto riguarda la sua appartenenza ad un centro-destra troppo Sì, radicale, no? allora su questo noi diciamo sempre questo, Azione in questo momento è in ascolto, ma è anche in un momento di osservazione però. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi siamo disponibili a dialogare con tutti, ma naturalmente non possiamo non prendere atto che in questo momento il dibattito, il confronto delle forze politiche non è sui contenuti, non c'è una piattaforma programmatica sulla quale siamo stati chiamati a discutere di idee, di visione di città, di cosa va e di cosa non va, perché magari delle cose vanno, ma ci sono delle cose che sicuramente non vanno. E guardi, quello che non va in assoluto è proprio lo sviluppo, questo sviluppo in città tarda ad arrivare, cioè questo avvio allo sviluppo. Allora come ci poniamo? Per esempio, domani siamo stati invitati a partecipare a questo tavolo di centro-sinistra.
sinistra, dove noi andremo, convocato dal segretario provinciale Domenico Giampà. Noi certamente del andremo PD. Del PD. Quindi tavolo di centrosinistra convocato dal segretario provinciale del PD. Certamente Azione andrà ad ascoltare, ma precisando che non si sente di aderire preventivamente al tavolo del centrosinistra. Insomma, perché questo per, tavolo per essere proprio, è? Ecco, per essere proprio, ecco, per capirci, quel tavolo lì è molto frantumato, no? È un tavolo che non c'è. Per cui Azione in a quel tavolo dovrà ascoltare, prenderà, diciamo, intanto una ascolterà posizione rispetto a una, diciamo, una situazione che comunque è molto incancrenita, ma non lo dico io, lo dicono loro. Guarda Sonia, io ti dico questo sul punto, cioè Azione non pensa di poter andare a casa degli altri e cioè le questioni interne ai partiti, interne alle coalizioni, se le devono sbrigare loro. Quello che noi pensiamo è questo: noi siamo uno spazio politico aperto, siamo uno spazio politico privo di schemi precostituiti. Dentro Azione non esiste uno schema, noi non vogliamo fare qualcosa, noi vogliamo lavorare sulla città, vogliamo lavorare sulla capacità di Lamezia di infilare il futuro. Allora, quello che abbiamo detto e ridico qui è che vorremmo offrire il nostro spazio politico a chi? A tutti quelli a cui questo modo non va bene, a cui questo modo in cui c'è la lotta interna, la lotta al coltello, la corrente, eccetera, eccetera, non sta più bene, perché in queste dinamiche si perde lo sviluppo di una realtà. Ecco, abbiamo parlato anche un po', continuiamo a parlare un attimo, punto un po' sulla questa perdita un po' di prestigio che abbiamo visto per quanto riguarda il discorso sulla SACAL, ma io penso che anche sulla questione della sanità e dell'ospedale negli anni noi abbiamo accumulato una serie, cioè abbiamo perso una serie di treni, alcuni proprio irrimediabilmente, e assistiamo al declassamento quotidiano progressivo sì, di una struttura ospedaliera che sì, è così. Negli anni è stata nominata di tutto di più e poi alla fine... È così, è quello che ci si risponde ogni volta che qualcuno ricorda che forse l'ospedale va difeso perché è un servizio essenziale che serve un territorio grossissimo, perché c'è tutto il Lametino che afferisce all'ospedale di Lamezia Terme e che non è di competenza tecnica di... Allora, il problema qual è? Io credo che ci sia una competenza tecnica e una competenza politica. Cioè, intanto il primo cittadino ha naturalmente responsabilità sulla sanità pubblica intesa come benessere una di tutta la città. Una volta c'era la conferenza dei sindaci. Esattamente, esattamente. Quindi il punto, cioè quello che lei mi chiede, quello che tu mi chiedi Sonia, mi fa tornare sempre ad un unico pensiero, cioè questa città chi la deve difendere e chi l'ha difesa in questi anni? Questo progressivo svuotamento, questo isolamento di Lamezia Terme ai tavoli importanti, a chi la dobbiamo? Vogliamo parlare delle responsabilità politiche di un governo cittadino che siede sul più alto scranno da quasi 10 anni? Oppure dobbiamo star dietro al Pinqua, che è importante, ma sì, che è un altro tipo di ragionamento. Cioè la responsabilità politica è una cosa ben specifica, cioè un primo cittadino si spende fino a urlare, si incatena se ti stanno togliendo l'infrastruttura più importante, ma di quella della sanità. Le dico una cosa, lei lo saprà sicuramente, noi alla Lamezia Terme, per tutto il territorio della Lamezia Terme abbiamo 4 medici di 118. E 2 ambulanze. Ma questa è una cosa storica, una cosa fortissima. Cioè... Mai risolta. Mai risolta. Per cui, se credo io, no, io lo chiedo a lei perché, insomma, sono quelle cose che i cittadini si chiedono e non ottengono mai risposta. Guardi, è come uno svincolo autostradale. Faccio questo esempio perché, diciamo, lo conosco. Quando un sindaco rompe la testa agli enti preposti per avere uno svincolo autostradale e la rompe, e la rompe, e la rompe, alla fine si apre un tavolo tecnico di discussione. Cioè la questione è, pensiamo che qualcuno si occuperà da fuori di noi? No, non sarà mai così. La Lamezia Terme non è, diciamo, un'infrastruttura strategica per questa regione, nella misura in cui il primo cittadino di questa città non avrà l'autorevolezza, la voglia di rivendicare il proprio ruolo.
E quello che dicevamo prima, la media sopravvive nonostante la media, è proprio questo, cioè la media Sì. sopravvive perché abbiamo un fantastico apparato di piccola imprenditoria che tiene su la città e ha fatto un lavoro in questi anni pazzesco da solo, un Certo. tessuto che ha dovuto lavorare contro spesso. Abbiamo un associazionismo pazzesco che si occupa quasi interamente del È sociale un e terzo settore diciamolo. che salva la Questo sto città. dicendo, il terzo settore che salva la città, e sappiamo Sì. bene chi se ne occupa, perché diciamo è un po' il deus ex machina in questo settore. Abbiamo delle associazioni che fanno cultura, noi abbiamo quattro compagnie di produzione Ecco, ci teatrale, ma lo arrivavamo vogliamo dire? perché in realtà rispetto a ciò che sta peggiorando negli anni, poi c'è un aspetto della nostra vita che sta invece un po' migliorando e lo vediamo con il discorso dell'offerta culturale e non solo, anche il discorso della cosiddetta movida, del fatto che la Mezza è diventata sempre di più, sta Un diventando un centro. centro di raccolta del circondario. Alla Lamezia il sabato sera arrivano È anche così, dalle altre Catanzaro, Cosenza, province, Vibo, dappertutto. con un indotto economico, insomma, importante che probabilmente andrebbe più attenzionato. È quello che dicevo prima, andrebbe attenzionato perché ci sono una serie di azioni che un'amministrazione può fare in favore dei commercianti che naturalmente sono dei privati, che restano privati, che fanno il loro lavoro da privato, no? Però voglio dire, l'amministrazione si vuole porre accanto al privato perché il privato gli sta sostenendo l'economia, perché economia vuol dire posti di lavoro, PIL, prestigio della città, crescita esponenziale, cioè da dove viene lo sviluppo altrimenti? È quello che dicevo prima, noi dobbiamo la nostra tenuta a questa, diciamo, imprenditoria e anche ad una dimensione culturale sempre più crescente, perché abbiamo voglia di cultura, ma in maniera naturale. Ci sono, io le conosco bene queste realtà perché le frequento, le ho frequentate come madre, quindi che portava figli dappertutto, e le frequento come cittadina attiva che ama, che è stata in tutto il mondo e che quindi frequenta la sua città con gioia quando l'offerta culturale è importante. Non solo, abbiamo un sistema bibliotecario che è un punto d'eccellenza, che è diventato polo Certo. regionale da 6 mesi a questa parte, 8 mesi a questa parte, perché è governato da un grandissimo direttore che è Giacinto Gaetano, che è qui da moltissimi anni, che salutiamo, insomma, mi lega grande affetto a lui, ma perché lo stimo, insomma, lui viene dalla regione Calabria, ha fatto biblioteche una vita, archivi una vita, quindi aveva il suo background e l'ha potuto mettere a servizio della comunità. Ma quello che voglio dire è che il sistema appunto ha in sé delle competenze pazzesche, quindi per fortuna viaggia. Viaggia. Viaggia, perché partecipa agli avvisi, perché è bravo a progettare, eccetera, eccetera. E le realtà, le faccio un esempio. Per avere il teatro costabile di Sì. San Biase, lì di solito ormai diciamo, è delegato a ospitare i saggi, che è giusto ovviamente che abbiano un loro spazio per fare questi lavori qui, ma le associazioni sportive pagano. Sì. Ora voglio dire, Non ma solo le associazioni sportive. tutti quelli che vogliono occupare uno Chiunque spazio voglia fruire pubblico, del teatro e abbiano sì, un'offerta culturale, per paga. quello devono Paga. pagare. Allora, la mia domanda è questa, ma non è per esempio un modo per stare accanto? Non bisognerebbe proprio rivoluzionare lo sguardo, farlo completamente capovolto, cioè il bene comune. Perché non è gestito direttamente dal comune? Sì, Sì, ma a monte, io non conosco perfettamente il caso, ma a monte ci sarà una convenzione, un protocollo che stabilisce. Quindi voglio Beh, anche lì dire, quella è una scelta politica. è una scelta politica, ma poi alcuni sono gestiti, diciamo, da associazioni, ma guardi, io insomma voglio dire, ci sarebbero mille cose da dire qui, perché ci sono quattro compagnie di produzione, ci sono cinque teatri, vogliamo fare un ragionamento per cui, tra l'altro queste quattro compagnie di produzione sono tutte una diversa Tra l'altro, dall'altra. Lamezia sta diventando sempre di più la città del cinema. Abbiamo registi, Esatto, abbiamo festival, abbiamo il LIFF. festival, abbiamo Abbiamo per cui. il LIFF, Gian Lorenzo Franzi, bravissimo, cioè porta calibri importanti, tra l'altro adesso farà il festival Fare Critica, perché diciamo è vincitore di un avviso, quindi farà questo festival Fare Critica, perché lui è un critico Sì. cinematografico. Quindi voglio dire, non solo, appunto abbiamo Mario Vitale, che con La Fide e la Formica ha portato Lamezia Terme sul grande schermo, Certo. vederlo è stata una gioia pazzesca, Sì, perché sì, 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 sì. avere Lamezia sul grande schermo, al cinema, è stata una festa di famiglia per noi. Perché è importante, perché Lamezia può esprimere moltissime cose,
bisognerebbe stare accanto appunto a tutta questa, e ne abbiamo detta Quindi solo una, probabilmente cambiare visione anche, proprio cambiare, capovolgerla. capovolgere la Cioè il comune è visione. amico, il comune è, diciamo, il bene comune è a disposizione della gente. Cioè il bene comune è a disposizione delle persone che producono bellezza, cultura, economia in questa città. Allora, io adesso una domanda però questa la devo fare, poi la farò a tutti perché indubbiamente Lamezia ha anche bisogno ancora, penso io, di una cultura antimafia. Ce l'abbiamo Certamente. bisogno perché non è vero che il tempo passa e dimentichiamo dei fatti tragici, il tempo passa però credo io che ci sia ancora a livello proprio di sviluppo economico un condizionamento. Lei cosa ne pensa? Insomma, non posso che darle ragione, tra l'altro Lamezia è stata sciolta per mafia proprio recentemente, quindi insomma, sicuramente questo è un tema fondamentale. E anche qui c'è un tema di stare accanto, perché Ecco, come può la politica stare? sicuramente diciamo, ala Lamezia Terme ha fatto un gran lavoro, ci sono moltissime realtà che sono venute fuori, che sono emerse, che si sono espresse ed esposte, ma la vicinanza del pubblico deve essere chiara, deve essere incontrovertibile, cioè il pubblico, vede, può agire in moltissimi modi, cioè in verità il modo di agire del pubblico ha dei risvolti effettivi proprio su come poi i fenomeni si sviluppano o non si sviluppano in città. Per cui il pubblico deve certamente, cioè l'ente pubblico Certo, può, la la politica deve politica essere, sì. deve. È una domanda che comunque poi mi aspetto sempre una risposta, diciamo, di tutti siamo sempre tutti Posso quanti. aggiungere, Sì. naturalmente in questo senso è naturale, perché lei mi ha fatto una domanda, io stavo diciamo pensando intanto ad altro, cioè è fondamentale la costruzione della lista Beh. elettorale, Era perché questo il voglio dire, discorso, parte era tutto proprio da questa, lì, era questa. E la parte tutto da ricerca del lì. consenso poi E no, è perché la ricerca strettamente legato è perché al risultato. è quello che diceva lei prima, i Ecco. potentati, quindi dobbiamo avere il coraggio di fare liste pulite, liste, però il problema è che se poi il contraddittorio dall'altra parte è un per questo bisogna fare cultura politica, bisogna andare in mezzo alle persone e spiegarle bene queste Cioè, lei cose. avrebbe il coraggio di dire no a un candidato, per quanto forte. No, per me non è che c'è una questione di coraggio, per me è una scelta a monte, Sonia. Ecco, no, deve essere chiara questa cosa. Cioè, la Non c'è proprio diciamo, questione, ecco. questa è una Scusa, poi linea assoluta. questo discorso non è indifferente, è No, un è un discorso discorso da cui fondante, si parte. cioè nel senso, poi voglio dire, diciamo, la famiglia di mio padre è una famiglia di magistrati integerrimi, io sono cresciuta nella cultura della legalità, che pratico nel mio quotidiano dalle piccole alle grandi cose, figurarsi che uno va, fa politica e poi, insomma, lo Allora, sì, no, escludo io ho forzato assolutamente. un pochino, ho forzato un pochino, sì, Ha ho fatto forzato bene, ha fatto non bene. perché conosco bene Anita Vitale e la No, ma è famiglia, giusto, però chiaramente, è però giusto in un così. discorso che riguarda una città come Lamezia Un tema Terme, è un tema fondamentale, fondamentale da cui fondamentale. non si può prescindere nella costruzione di un percorso politico, Assolutamente, penso, specchiati. va benissimo. Io penso che siamo arrivati alla fine di questa intervista a tutto campo, insomma, che abbiamo conosciuto un poco di più una donna, che è comunque una giovane donna, che potrebbe fare molto, penso che farà abbastanza perché se la sente, insomma, in un contesto, Tutto diciamo, il mio molto. contributo. Un'ultima domanda, e la facevo perché ne abbiamo parlato proprio in questo momento, quanto c'è di Ida d'Ippolito in Anita Vitale? Beh, molto, molto per associazione o per dissociazione, perché la mamma, appunto, in qualche modo è un modello da cui non si prescinde. E mia madre, mi ha insegnato moltissimo e devo dire che nel tempo, crescendo, la ritrovo sempre più vicina a me, io mi ritrovo più vicina a lei. Diciamo, se parliamo degli insegnamenti, appunto, nella vita pubblica, mi ha insegnato l'onestà, la lealtà, la dedizione,
la capacità di essere autorevoli, di non avere paura di niente, di essere se stessi anche quando questo comporterà di essere tagliato fuori, perché non sei comodo, perché sei diverso. E quindi mi ha insegnato l'importanza di essere la ricchezza della diversità. E poi c'è tutta la parte della sua umanità che mi sono presa solo io perché è quella privata. E insomma, mia madre è stata una madre importante che anche quando era una mamma pubblica, riusciva a ripetere con me il latino e il greco, riusciva a venire i miei esami di università, Ecco. riusciva a prendere un aereo e tornare in giornata a Roma se io avevo un problema di cuore. E quindi insomma. Quindi, insomma, l'umanità che poi si rispecchia quando uno fa politica viene fuori sempre in maniera positiva. Allora, io ringrazio molto Anita Vitale. Ti chiedo di ritornare perché ne faremo delle altre Grazie mille, trasmissioni, magari quando vuoi. Certo, anche con un contraddittorio, diciamo, andando avanti mano a mano che si accenderà un po' questa campagna elettorale. Quindi io ringrazio per grazie a te, Sonia. questo bel confronto, questa intervista che secondo me è stata anche molto interessante e do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima di Scenari Contemporanei. Grazie. Grazie.